Allora, continuando a parlare qui da vigianellovacanze.it delle attività dell'agosto vigianellese, parliamo dell'attività del 19 con l'associazione umanitaria Mary's Meals. Siamo qui con la vicepresidente dell'associazione, la signora Carmela Gaetani. Ci spiega un attimino l'attività che farete il 19, ma come prima cosa vorrei un attimino sapere qualcosa della vostra associazione. Benissimo, allora buon pomeriggio a tutti, sono Carmela Gaetani, vicepresidente di Mary's Meals Italia. Mary's Meals Italia ovviamente è un onus, siamo in tanti paesi del mondo e di che cosa ci occupiamo? Allora, Mary's Meals è un'iniziativa, come abbiamo detto, umanitaria, che avvia progetti di alimentazione nelle scuole situate in varie zone del mondo, cioè naturalmente le zone molto molto povere, che non riescono i bambini quindi a ricevere un'istruzione per il semplice fatto che se non riescono a mangiare, quindi a ricevere cibo, è molto difficile concentrarsi nello studio. Allora noi ci occupiamo proprio della scolarizzazione dei bambini, e così che offrendo cibo, quindi ai bambini per esempio del Malawi, quelli piccolini, due pasti al giorno, e i bambini più grandi un pasto al giorno, loro vengono a scuola per mangiare, quindi studiano, e questo è aiutato anche dalle mamme, mentre noi per esempio nelle nostre scuole abbiamo il tempo pieno, no? Dove c'è la mensa, loro, le mamme vanno lì per cucinare il porridge, e il porridge è mais e soia, che noi Mary's Meals viene preso proprio lì dai contadini del posto, quindi cerchiamo anche di incrementare l'economia del posto, quindi non solo diciamo mandare soldi, quindi dare anche lavoro, che è molto importante affinché loro vadano avanti. È nata questa associazione nel 2002 da Magnus, che è il nostro fondatore, e questa idea è nata così. Lui era andato a fare un viaggio nel Malawi proprio a vedere queste zone povere, e lì aveva trovato una signora che stava morendo di AIDS e aveva tanti figli, e allora si è rivolta, era preoccupata la signora, perché dice: adesso morirò, per cui questi bambini avranno questo problema di come fare. E Magnus ha guardato il primo figlio, e che si chiama Edward, e ha detto: ma cosa ti piacerebbe da fare da grande? E lui dice: avere tanto cibo a sufficienza per poter andare a scuola. E da qui è nato tutti i nostri progetti, appunto, che scolarizziamo. Ci sono progetti, abbiamo fatto, sono nate delle scuole, ovviamente tutti i docenti, insegnanti sono del posto, i volontari, come ho già detto, sono del posto. Mary's Meals significa pasti di Maria, come esempio a Maria la Madonna, che è stata la prima persona povera e ha cresciuto Gesù in povertà. Ecco, questo un pochettino il vedendo un attimino la scaletta della serata, abbiamo visto che ci sono dei grossi artisti, tra cui anche il figlio di Celentano. Sì. Allora, Giacomo, figlio del celebre appunto Adriano Celentano, sarà ospite insieme a sua moglie. Loro veramente vengono perché sono molto impegnati nel sociale, oltre che sappiamo sono cantanti, però nel sociale aiutano proprio questi bambini poveri, e in questa serata verranno proprio per Mary's Meals, per i bambini di Mary's Meals, visto che sarà una serata di beneficenza, no? Dove speriamo, insomma, di poter raccogliere più possibile e far conoscere anche, insomma, quello che facciamo. E Giacomo farà anche, oltre a cantare con sua moglie Katia, ha scritto un libro, La luce oltre il buio, dove qui farà una breve testimonianza sulla sua conversione di fede, e sarà molto interessante da ascoltare per tutti noi. Allora, vorrei anche ricordare la moglie di Celentano figlio, che mi sembra che abbia scritto una canzone. Sì, ha scritto L'amore che provo per te, che l'ha dedicata a Gesù. Quindi, poi invece hanno, una volta incontrato poi Giacomo, insomma, sono diventata appunto una coppia nella vita,
e anche nel lavoro, e quindi hanno cominciato a cantare insieme e hanno, c'è questa canzone che è Inevitabilmente Noi, appunto, che hanno cantato insieme e credo che sicuramente canteranno in quella serata. Poi non vorrei dire altro perché altrimenti insomma facciamo venire, perché ci saranno tante altre suspense, se no diciamo tutto, per cui insomma. Perfetto. Guardi, io veramente allora conto sul fatto che i vigianellesi, ma tutti quelli, gli abitanti della Valle Mercure, siano generosi in quella serata e non solo, e quindi che partecipino all'iniziativa e che per quello che possono partecipano anche a un contributo. Quindi Mary Smith, grazie di essere sul nostro territorio e noi siamo onorati di avervi sul nostro territorio. Grazie a tutti voi e ci vi aspettiamo il 19, ecco, venite, saremo molto contenti e felici insomma di trascorrere una bella serata, perché ci saranno anche tante sorprese. Ad esempio, chiedo scusa, non abbiamo parlato di Vito Cifarelli, che sarebbe l'imitatore ufficiale di Adriano Celentano, cioè è riconosciuto dalla RAI, quindi molti di voi l'avranno visto. Allora lui si esibirà con il figlio di Celentano e con la moglie di Celentano, quindi sarà, ecco, dopo queste brevi testimonianze avremo anche uno spettacolo anche diciamo divertente, direi, no? Quindi che ci allieterà. Abbiamo tra in scaletta anche Bignoli. Sì. Allora Roberto Bignoli anche è un cantautore, farà una breve testimonianza di fede e quindi ha cominciato a scrivere musica cristiana, ha cantato per il Papa Giovanni Paolo II, ha scritto una canzone bellissima e la canzone per cui lui ha scritto è autore, interprete, La Ballata di Maria, che è proprio la sigla di Radio Maria e quindi viene sentita in tutto il mondo. Quindi per chi sta ascoltando, io penso i gruppi di preghiera soprattutto sapranno cos'è la Ballata di Maria, sì, e quindi grazie. Ma anche ai non gruppi di preghiera, ricordiamo che abbiamo il Celentano, abbiamo il Sosia, abbiamo tanta beneficenza, ecco, questo lo voglio sottolineare perché in questo periodo soprattutto ce n'è tanto bisogno. Volevo solo aggiungere riguardo Mary Smith, la nostra associazione, ecco, fino adesso sono 850.000 bambini in tutto il mondo che hanno da mangiare e quindi questo è da... La sua emozione. Dobbiamo dire che abbiamo anche il fondatore dell'associazione. Allora Magnus, che appunto è da lui è nata tutta l'idea, come già abbiamo ho detto prima, nel Malawi, e ultimamente appunto 3 giorni fa credo c'è stato, per chi conosce Međugorje, il Festival dei Giovani che dura una settimana, e allora Magnus è stato invitato a parlare lì e davanti a 70.000 giovani e hanno fatto vedere appunto il video che vedremo noi in quella sera, il documentario, e dove questi giovani erano veramente commossi, emozionati, dove dice tutto, e quindi siamo molto contenti perché ecco c'è tanta gente sensibile, c'è tanta gente che ci crede. E vorrei ringraziare a questo proposito il sindaco, perché il vostro sindaco è stato attraverso degli amici, conosco amici, ci sono delle amiche, degli amici qua che sono persone abbastanza sensibili, ci hanno aiutato e quindi sono gli amici adesso di Mary Smith di Pedali, abbiamo gli amici di Mary Smith di Vigianello, abbiamo gli amici di Mary Smith anche di Vigianello, sì, ma soprattutto anche di Rotonda, e insomma ci sono quelli di Laino, per esempio, che è Calabria, giusto? Siamo in Calabria ma sono qua vicino, e arriveranno quelli in quella serata anche gli amici di Mary Smith dalla Calabria, lo Ionio. E quindi è bello questo perché ci unisce tutti per uno stesso scopo, ideale, obiettivo, vero? E allora volevo ringraziare il sindaco perché attraverso questi amici che hanno presentato, hanno parlato di Mary Smith, il sindaco, devo dire, avete un sindaco veramente sensibile, una persona eccezionale, perché subito si è prodigato, insomma, si è attivato e ci ha invitati a noi di Mary Smith, insomma, per fare questa serata. Quindi veramente va un ringraziamento e complimenti, insomma, una persona squisita. Grazie mille. Grazie a lei e allora ci rivedremo il 19, spero numerosi. Grazie. Grazie a lei. Grazie.